Allora, mentre nella maggioranza c'è ancora il caos totale, tutto paralizzato, sembra che il braccio di ferro sia ancora nel fatto che il gruppo di Fratelli d'Italia, teoricamente appoggiato dai vertici regionali, chiede che l'ex vice sindaco Daniele Tiosto Brasiola venga riammesso in giunta insieme all'assessore Massimiliano Tiosto Cainazzo, che si è dimesso. Ma si è dimesso perché ce l'ha dichiarato, si rifiutava di rimanere assessore e prendere uno stipendio senza fare nulla, quindi nel frattempo si è dimesso, e invece d'altra parte chiede che al posto che venga sì, riammesso Daniele Tiosto Brasiola, scusate, che venga riammesso Massimiliano Tiosto Cainazzo, mentre c'è un no totale verso la rimissione di Daniele Tiosto Brasiola. E al posto di Daniele Tiosto Brasiola chiedono che in giunta arrivi il consigliere comunale Claudio Bullo e quindi entrerebbe in consiglio comunale il Nicola Boscolo Pecchie, che è il primo dei non eletti. Questa è la situazione che c'è in questo momento, non si sa come andrà a finire. C'è chi dice l'amministrazione cade, c'è chi dice in una maniera, un'altra. Comunque, diciamo, il risultato è che il centrodestra sta facendo una figuraccia enorme verso tutti. Ma a parte la figuraccia, il problema è che si va a colpire, diciamo, la città, chi ci rimette sono i cittadini e questa cosa sembra che non la vogliono capire, ma qualcuno alla fine prima o poi pagherà il conto. Detto questo, mentre c'è tutto questo in evoluzione all'interno della maggioranza, nella minoranza, in particolare il Partito Democratico, che da mesi denunciava irregolarità al bilancio, producendo tutta una serie di documenti specificando, ma anche come tono di avvertimento. Ricordiamo che all'interno della minoranza del Partito Democratico ci sono persone che hanno avuto anche incarichi importanti, esperienze di politiche diciamo importanti. Parliamo del consigliere Lucio Tiozzo, che è stato consigliere regionale, è stato sindaco di Chioggia, ma anche altri. E comunque, a parte, diciamo, le loro esperienze passate, avevano indicato più volte queste problematiche. Sono passaggi molto tecnici di cui è anche difficile dare una spiegazione, un chiarimento così, però comunque loro denunciano, nel senso che hanno fatto un esposto dichiarando co cosa secondo loro non va bene. Certamente c'è una situazione di difficoltà, troviamo che i cittadini si lamentano perché le strade magari non vengono asfaltate, oppure dove vengono asfaltate troppo poco, ma la realtà è che l'amministrazione comunale in questo momento ha grossi problemi di bilancio. In Piazza del Duomo mancano i cartelli del divieto di sosta, sono stati rotti da qualcuno, cambiati, e al momento non sono ancora stati sostituiti. Ma ci sono tante situazioni, anche alcune strade che sono da asfaltare, ma non ci sono risorse, le frazioni, Isola Verde, cioè tutta una serie di situazioni dove l'amministrazione, quando dico amministrazione, non parlo solo, diciamo, della giunta, dei consigli comunali, ma parlo anche dei tecnici, dei dirigenti, eccetera. Fanno quello che possono con le risorse che hanno, che in questo momento sono molto limitate. Quindi questa è la situazione, staremo a vedere come andrà a finire. Non è che con uno sposto domani mattina succede chissà cosa, però è abbastanza, diciamo così, non succede tutti i giorni che ci sia questo tipo di, diciamo, di contestazione, che sembrerebbe una cosa abbastanza seria. E vedremo cosa saprà dire l'amministrazione, sempre che rimangono in piedi, perché sembra che tutto non stia proprio andando per il verso giusto. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.